Eccoci tornati di nuovo insieme in diretta. Oggi vogliamo ricordare, lo abbiamo detto anche nel nostro sommario, una data importante che ricorre proprio oggi, 9 gennaio del 1940, una data importante per l'ospedale di Padre Pio per caso sollievo della sofferenza, perché inizia a concretizzarsi, a prendere forma proprio l'idea dell'ospedale, dell'opera della provvidenza del Santo di Pietrelcina. Abbiamo il piacere di avere ospite nei nostri studi questa mattina il dottor Leandro Cascavilla, medico di caso sollievo della sofferenza e vice segretario generale dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Vice direttore dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Buongiorno Leandro, benvenuto. Buongiorno a tutti. Grazie per aver accolto il nostro invito. Adesso diamo anche qualche secondo alla nostra regia per correggere il sottopancia. La diretta non perdona, caro Leandro. Certamente. Quindi vice direttore dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Allora, da dove vogliamo cominciare? Cominciamo proprio da questa data, 9 gennaio del 1940, una data importante. Sì, una data molto importante, perché il 9 gennaio del 1940 si riunisce la prima commissione per la fondazione di questa casa sollievo della sofferenza, che era nel sogno di Padre Pio. E presenti il dottor Chisvardai, il dottor che era un farmacista, il dottor Sanguinetti e San Vico, che sì, era un agronomo. Si riunisce questa commissione per realizzare questo grande sogno di Padre Pio, la costituzione di una clinica che lui aveva nel cuore. Padre Pio, che si definiva il umile frate che prega e che poi sull'altare si offriva vittima con Gesù, poi sentiva l'esigenza, si apriva il suo grande cuore sacerdotale per assistere e per dedicarsi alla cura delle anime e dei corpi, delle anime stando nel confessionale dalla mattina alla sera e dei corpi pensando di aiutare i fratelli sofferenti, perché lui la sofferenza l'aveva vissuta per tutta la vita nella sua carne, una sofferenza fisica, una sofferenza morale, una sofferenza spirituale. Pensate che Padre Pio per tanti anni era ritenuto tisico, per cui era anche lui ha sperimentato nella sua vita anche l'emarginazione, la solitudine della sofferenza. E guardate che nella sofferenza la solitudine è terribile, lo dico io che vedo tanti malati tutti i giorni, tanti malati soli e abbandonati. Oggi come oggi purtroppo il supporto delle famiglie viene meno e il malato viene abbandonato. E il malato solo, guardate, è una tragedia incredibile. E Padre Pio si apre questo grande cuore e vuole fare qualche cosa per i fratelli sofferenti. E pensa, ce l'ha nel sogno, tant'è che lui aveva già provato a realizzarlo negli anni 20. Dal 1925 al 38 lui riesce a realizzare questo piccolo ospedale proprio al centro del paese, dove c'era l'istituto delle suore Clarisse, un convento delle suore. Ecco, vediamo proprio l'immagine, ospedale civile San Francesco. San Francesco, dedicato a San Francesco, che è stato tenuto in vita con grandi difficoltà, perché aveva difficoltà economiche, fino al 38, quando un terremoto ne decretò proprio la chiusura definitiva. Ma lui non si dà pace, vuole fare qualche cosa per i fratelli sofferenti, e lì comincia a nascere l'idea di questo grande ospedale. Tempo fa ad una conferenza si parlava di intelligenza artificiale, allora io ho detto, guardate, se ai tempi di Padre Pio fosse esistita l'intelligenza artificiale e Padre Pio l'avesse consultata dando i dati, che vuoi fare? Voglio fare un ospedale. Come? Grandissimo. Dove? Su una montagna rocciosa dove non c'è niente. Con quali mezzi? Nessun mezzo. Sviluppando l'algoritmo, l'intelligenza artificiale dice questa è un'utopia, è un sogno irrealizzabile. Ma noi sappiamo che la fede rende realizzabili le cose irrealizzabili. E la fede è la fede nella provvidenza ha realizzato questa grandissima opera che Padre Pio aveva nel cuore. Io, dottor Cascavilla, provo a fare un esercizio di stile, perché mi immagino da sempre questa giornata del 9 gennaio, fredda, con la neve,
queste persone, questo gruppo di persone che tu hai elencato, che si incamminano verso il convento, incappucciati, e c'è Padre Pio magari davanti il braciere, e così nasce questa idea, che ovviamente è un'idea che poi viene sviluppata e che magari loro avevano già sentito e che rimuginando in qualche maniera poi sono riusciti a condividere con il padre. Mi piace, quasi natalizia, ecco, non so, voglio condividere con te questo pensiero che mi è venuto e che avevo in mente di dire stamattina. Però c'è ciò che ha scritto Padre Pio sulla Casa Sollievo della Sofferenza. Noi tra poco ascolteremo anche un breve stralcio del discorso dell'inaugurazione, che è la Magna Carta dell'opera, ma ce ne sono tanti altri che in qualche maniera vogliono sintetizzare questo Sollievo della Sofferenza che il 9 gennaio del 1940, 84 anni fa, sì, prende corpo, prende piede. Certamente, però se noi vogliamo cogliere veramente l'essenza degli ideali, dei fondamenti ideali della Casa Sollievo, del carisma fondazionale di Casa Sollievo, dobbiamo leggere i tre discorsi che Padre Pio ci ha lasciati. Due li ha pronunciati direttamente, quello dell'inaugurazione il 5 maggio del 1956 e quello l'anno successivo, il 5 maggio del 57. Invece il terzo discorso del 1966, il 5 maggio, lui non lo pronuncia, viene poi consegnato alle stampe successivamente, lui partecipa solo alla messa celebrata dal Cardinal Lercaro. E quindi e qui noi cogliamo veramente quelle che sono le ispirazioni di Casa Sollievo. Che cosa lui intendesse per sollievo della sofferenza? Nasce da un'intuizione semplicissima. Lui dice che nell'ammalato c'è Cristo, nell'ammalato povero c'è Cristo due volte. E quindi lui vuole realizzare per questo Cristo che lui vede nell'ammalato una casa la più bella possibile. Lui diceva: se potessi la farei d'oro. Perché l'ammalato nella casa doveva sentirsi accolto, doveva sentire il calore umano e doveva essere bella questa casa, non doveva avere la sensazione di entrare in un luogo freddo. Un ospedale. Un ospedale, esatto. No, doveva avere questa casa dove si doveva curare non solo il corpo ma anche lo spirito. Questa è una grandissima intuizione di Padre Pio. Dottor Cascavilla, facciamo così, ascoltiamo proprio quelle parole di Padre Pio da Pietrelcina. Le abbiamo ascoltate tantissime volte, ma riascoltarle, come appunto appena detto, è davvero un piacere edificante. Lo stralcio del discorso dell'inaugurazione di Casa Sollievo della Sofferenza, 5 maggio del 1956. Signori e fratelli in Cristo, la Casa Sollievo della Sofferenza è al completo. Ringrazio i benefattori di ogni parte del mondo che hanno cooperato. Questa è la creatura che la provvidenza, aiutata da voi, ha creato, ve la presento. Ammiratela e beneditela insieme a me, il Signore Dio. E per le vostre non adesso che vi desperderanno i creati da voi. Una nuova Libia, fatta di rinunzi e d'amore, sta per sorgere a gloria di Dio e con vostri gli anni e di vostri mesi. Non chiederate il nostro aiuto, collaborate a questa vostra arte di sollievo della sofferenza umana. E la carità divina, che non conosce i limiti, e che è luce e stessa di Dio e della vita eterna, accumulerà per ciascuno di voi un tesoro di grazie di cui Gesù si è fatti reggere tra noi. Pensate come oggi lo dice nel principio della salute. Ma per poter crescere e diventare adulta, questa creatura ha bisogno di alimentarsi e per crescere si raccomanda ancora la vostra generosità, affinché non vi rischi di media e di rendere questa ospedalia tecnicamente arrivati alla sua arrodita esigenza del piede e insieme a ordine accesso di Santo Stanissimo allo Stato. L'opera di richiedere e di stessa, dove il genere romano si ritrova in vista di inizio come un solo verde e come un solo passione. Una rapida cammina da fondo di essere fatta. Non resistiamo il spazio.
rispondiamo subito alla chiamata di Dio per la causa del re, che sono le vendette del proprio re. Io voglio intanto di Dio di serve l'unica del Signore e di nostro Cristo, ma voi non siete neanche il presente di scrivere ancora tutte le nome della sofferenza per presentarle con me alla mia presenza del Signore. Voi, un'azione dominata dalla grazia, con la liberalità, con la perseveranza, nel bene, con la salute. Avanti come sta il Spirito e con qualità. Il Signore benedica chi ha lavorato e chi lavora e lavorerà per questa grazia e il Signore da lui prende l'occhio come fanno tutti noi e lo offre sulla gioia eterna dell'acqua. Voglio una benedizione delle grazie e del Signore da parte del benedetto da Pietro e di ubicare le Cristo che sono con Dio in terra e per terra. Ebbene, sono parole forti quelle di Padre Pio che ogni volta che si riascoltano ti fanno cogliere una sfaccettatura nuova, ti fanno pensare, ripensare, insomma, a quella che è stata, a quella che è, quella che speriamo sarà anche la casa sollievo della sofferenza. Adesso però ci dobbiamo fermare qualche istante per la pubblicità e poi proseguiamo ancora la nostra chiacchierata con il dottor Cascavilla. 9 gennaio del 1940 inizia a concretizzarsi e a maturare l'idea della casa sollievo della sofferenza, l'idea del sollievo della sofferenza. Abbiamo ospite questa mattina nei nostri studi il dottor Leandro Cascavilla, medico dell'ospedale di Padre Pio e vice direttore dei gruppi di preghiera del Santo di Pietrelcina. A proposito di gruppi di preghiera, dottor Cascavilla, in parallelo insieme all'ospedale Padre Pio ha voluto questi vivai di fede, focolai d'amore, gruppi di preghiera di Padre Pio. Sì, diciamo che le due opere che poi il Papa ha definito, l'una opera di spirituale, l'altra corporale, nascono insieme. Siamo negli anni 40, siamo nel pieno del secondo conflitto mondiale, quando Pio XII lancia questo appello a tutto il popolo di Dio. C'è bisogno di preghiera, anche oggi ce ne sarebbe bisogno, ce n'è bisogno tanto di preghiera. E lui fa questo appello alla preghiera, uniamoci in preghiera, perché per contrastare gli orrori della guerra, per mettere fine a questo conflitto così devastante che poi lasciò un'aridità in senso proprio, oltre che umano, anche spirituale, morale, c'era da ricostruire le coscienze. E Padre Pio accoglie questo invito, c'era Sanguinetti vicino a lui, dice rimbocchiamoci le maniche, rispondiamo subito noi a questo appello. E lui comincia a dare un'organizzazione a tutti questi fedeli che si erano raccolti intorno alla sua persona. E dice diamogli anche una costituzione, organizziamoli. E così nascono i gruppi di preghiera affiancati alla costruzione della Casa Sollievo. I gruppi di preghiera e Casa Sollievo sono intimamente legati. Legati a che cosa? Anche legati al carisma che è il sollievo della sofferenza. E Padre Pio, in uno dei discorsi, l'ultimo che fa nel 66, che io amo molto, lui dice io affido quest'opera alla preghiera. Ecco perché i gruppi di preghiera, perché la dovevano sostenere prima di tutto con la preghiera, poi anche con la carità generosa a cui lui continuamente ringrazia questa carità. Lui ha costruito esatto. La casa con i mezzi che venivano. Esatto. E questo è il carisma bellissimo. E poi lui fa quell'inno alla preghiera così bello che io non mi stanco mai di richiamare. È la preghiera che lui definisce questa opera, questa... di tutte le anime buone, questa forza unita, la chiama, è una forza che unisce di tutte le anime buone, che muove il mondo, che trasforma le coscienze, che sostiene la casa, che eleva l'assistenza sanitaria e che poi finisce, che spande il sorriso di Dio. Quanto è bella questa frase, su ogni languore e debolezza,
per cui, perché l'ammalato ha bisogno di vedere questo sorriso di Dio. E chi glielo fa vedere? Glielo fa vedere chi deve operare. Perché, ecco, Padre Pio, questo mi piace sottolinearlo, lui dice: se noi curiamo solo il sollievo dei corpi nella clinica, avremmo solo ottenuto una clinica modello. E per ottenere una clinica modello, qual è una clinica modello? Quella che riesce a offrire l'assistenza la migliore possibile, sia dal punto di vista delle risorse umane, quindi della capacità professionale degli operatori, sia della dotazione tecnico-strumentale, riesce a offrire l'assistenza la migliore possibile con i mezzi che ha a disposizione, con le risorse che ha in disposizione. Un ospedale è un ospedale modello, certo. Va bene? Padre Pio dice: no, abbiamo fatto solo una clinica modello. Mm-mm. E invece noi siamo chiamati invece a essere... a portare l'amore al malato. Mm-hmm. Adesso queste riserve di amore, richiamo all'amore di Dio mediante il richiamo alla carità. Questo è fondamentale nel carisma di Padre Pio, perché il carisma nel tempo, soprattutto quando un'opera si allarga, diventa sempre più grande, se non trova persone che lo incarnano, è destinato poi a corrompersi e piano piano proprio a spegnersi. E il carisma, appunto, si corrompe quando certe volte il mezzo, il fine, si confonde il fine con il mezzo, quando il mezzo diventa il fine. Il fine qual è? L'ospedale virtuoso. Oggi l'ospedale nostro sta attraversando un periodo particolare perché stiamo cercando di risanarlo, di rilanciarlo dal punto di vista economico-finanziario. Però realizzare il pareggio di bilancio per cercare di rilanciare l'ospedale, questo rappresenta solo un mezzo, non è il fine. Mm-hmm. Una volta che ho raggiunto questo, non ho raggiunto, che il desiderio di Padre Pio era un altro. Mm-hmm. La finalità, il carisma, qual è? Il sollievo della sofferenza, portare l'amore al malato. Guai se non ci sono persone che non colgono questo aspetto, vuol dire che il carisma si sta... piano piano affievolendo, e sarebbe la fine dell'opera di Padre Pio. Io mi auguro che lo Spirito Santo susciti e che Padre Pio susciti sempre persone che raccolgano questo suo messaggio, questi suoi fondamenti ideali. Certo. Dottor Cascavilla, noi ci dobbiamo salutare, lo vorrei fare con un breve passaggio del discorso che Papa Francesco ha indirizzato ai gruppi di preghiera nel contesto del Giubileo straordinario della Misericordia. Sappiamo tutti che il Papa ha voluto in Vaticano le spoglie mortali di Padre Pio, di San Leopoldo, e in quell'occasione ha ricevuto più di 80.000 aderenti ai gruppi di preghiera. Sì, io ero presente, sì. Una di quelle folle che non si vedeva da tempo. Sì. A Roma, lo dobbiamo dire, lo dobbiamo sottolineare. In quell'occasione il Papa davvero ha voluto rendere ancora più importante e forse caricare ancora più di responsabilità i gruppi di preghiera con delle parole molto importanti. Le ascoltiamo insieme e poi chiudiamo il nostro incontro con una battuta finale. E penso ai gruppi di preghiera che San Pio ha definito vivai de fede, focolai d'amore. Non solo dei centri di ritrovo per stare bene con gli amici e consolarsi un po', ma dei focolai d'amore divino. Questi sono i gruppi di preghiera. La preghiera, infatti, è una vera e propria missione che porta il fuoco dell'amore all'intera umanità. Padre Pio disse che la preghiera è una forza che muove il mondo. La preghiera è una forza che muove il mondo. Ma noi crediamo a questo? È così. Fate la prova. Essa, aggiunse, spande il sorriso, la benedizione e benedizione di Dio su ogni languore e debolezza. La preghiera allora non è una buona pratica per mettersi un po' di pace nel cuore, e nemmeno un mezzo devoto per ottenere da Dio quel
che ci serve. Se fosse così, sarebbe mossa da un sottile egoismo. Ma io prego per star bene, come si prendesse una aspirina. No, non è così. Io prego per ottenere questo, ma questo è fare un negozio, non è così. La preghiera è un'altra cosa, è un'altra cosa. La preghiera è un'opera di misericordia spirituale che vuole portare tutto al cuore di Dio. Prendi tu che sei padre. E sarebbe così, per farla semplice, la preghiera è dire: ma prendi tu che sei padre, guardaci tu che sei padre, e questo rapporto col padre. La preghiera è così. Mentre vi ringrazio per il vostro impegno, vi incoraggio perché i gruppi di preghiera siano delle centrali di misericordia. Centrali sempre aperte e attive, che con la potenza umile della preghiera provvedano la luce di Dio al mondo e l'energia dell'amore alla Chiesa. Padre Pio, che si definiva solo un povero frate che prega, scrisse che la preghiera è il più alto apostolato che un'anima possa esercitare nella Chiesa di Dio. Siate sempre apostoli gioiosi della preghiera. La preghiera fa dei miracoli. L'apostolato della preghiera fa miracoli. Lei era lì in piazza San Pietro quel 6 febbraio del 2016, poi magari la prossima volta tornerà nei nostri studi. Ci lasciamo con una promessa, ci racconterà come la sua vita, ecco, in qualche modo, come fosse già tutto scritto il fatto che lei un giorno sarebbe diventato medico di casa sollievo della sofferenza, perché prima ci raccontava di essere stato uno dei primi nati dell'ospedale di Padre Pio e battezzato dal santo. Sì, in effetti è così. Io sono nato il 27 marzo del 1957, quindi l'ospedale era aperto da pochi mesi, e sono stato uno dei primi nati nell'ospedale di Padre Pio. E poi mio padre ha voluto che fosse proprio che era molto vicino a Padre Pio. Mio padre ha fatto parte della commissione storica nel processo di beatificazione, conosceva profondamente Padre Pio e ha voluto che mi battezzasse padre. L'unico dei fratelli, gli altri ah, sì, no, gli altri no perché noi avevamo uno zio sacerdote che ha battezzato gli altri. Invece a me è come se ci fosse scritto qualche cosa: no, questo figlio deve essere battezzato da Padre Pio. E io poi sono cresciuto, ho fatto l'università, stavo a Chieti, volevo inserirmi lì, e invece poi attraverso una convenzione che si era aperta con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, io ho iniziato la specializzazione e sono venuto a lavorare qui a Casa Sollievo, quindi ecco, come se Padre Pio mi avesse tirato. E poi a un certo punto Monsignor Michele Castoro, che io ho nel cuore veramente, una persona straordinaria, un vescovo straordinario, eccezionale, lui mi ha chiamato a fare il vice direttore dei gruppi di preghiera, perché era importante che un laico rappresentasse i gruppi di preghiera alla CNAL, alla Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali. Certo. E così io mi trovo a fare il vice direttore ormai da tanti anni. Grazie. Parleremo allora sicuramente di questi lunghi 15 anni in cui i gruppi di preghiera poi comunque hanno subito dei cambiamenti, delle trasformazioni inevitabili. Dunque parleremo anche di questo e tanto altro magari nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, dottor Cascavilla. Sarà così un piacere essere così con possiamo voi anche raccontare, ecco, come si evolve l'opera di Padre Pio, perché si evolve l'opera di Padre Pio. Certo, speriamo sempre in meglio. Io mi auguro che l'opera di Padre Pio possa conoscere una nuova primavera. Mio desiderio. Esatto. Bene. Io fra poco andrò in pensione, sarebbe il mio desiderio più grande vedere insomma quest'opera che viene rilanciata e che conosca. E ce l'auguriamo tutti davvero di cuore. Sì. Grazie, dottor grazie Cascavilla. Pubblicità. Grazie a voi.